Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. È un ritorno all'amico ritrovato. Riprendiamo da un famosissimo libro, L'amico ritrovato, per ritrovare il senso della bellezza. Quindi attraverso l'arte i ragazzi hanno prodotto delle opere d'arte dedicate ad animali totemici proprio per ripristinare il senso della bellezza e il ritrovato rapporto uomo-ambiente. Quindi attraverso la bellezza noi possiamo ripercorrere un rapporto autentico per far rinascere anche la città. Quindi la didattica in funzione di una città accogliente. Sarà aperta fino a domenica 7 aprile la mostra organizzata dal Liceo Artistico Statale di Napoli Santi Apostoli, con la collaborazione del patrocinio dell'Assessorato alla tutela degli animali del Comune di Napoli e della Stazione Zoologica Anton Dorn. Nella villa comunale è stato allestito un percorso che attraverso le opere artistiche e pittoriche degli allievi si propone di sensibilizzare i cittadini sui temi dell'ambiente e del rispetto degli animali, in particolare sul tema dell'abbandono degli animali, mentre l'ASL è presente con un punto informativo sulle campagne di adozione e sul recupero della fauna selvatica. Il vice sindaco Tommaso Sodano, nel sostenere l'iniziativa, ha osservato che manifestazioni come questa sono fondamentali per accendere i riflettori sulla tutela degli animali, proprio a partire dai più giovani, ed ha annunciato che è ormai imminente la nomina del garante degli animali. Ci siamo aperti a una scuola itinerante che va sul territorio e vuole dare una sua proposta affinché la scuola vada oltre la scuola, diventi un'educazione permanente per il futuro di una città vivibile e accogliente, a partire dagli animali che più che noi curiamo, loro curano noi.